Mano veramente salvaguardando quello che può essere il lavoro necessario per l'intero nostro paese. Certo. E quindi tutto sommato questa è una prova, anche ribadisco, perché non ci siano più alibi a trattare quelle che sono le problematiche reali che investono i cittadini. Possiamo tranquillizzare anche dunque il web, visto che c'è stata infatti, una polemica da parte. Non dico il mio, anche perché io sono considerata una giustizialista su ogni cosa, non nascondo quello che leggo su Facebook, sul mio blog. No, ma io mi riferivo a fare però futuro, in web, realtà. Fare futuro, sì, leggo tutto. D'altra parte forse la gente si aspetta anche degli interventi giudiziari immediati e magari anche un ricorso anticipato alle urne, e tuttavia non so fino a che punto in questo momento davvero il ricorso alle urne potrebbe portare una sanatoria della situazione politica italiana. Credo che occorra in questo momento, viste davvero le grosse problematiche che investono il paese, cercare almeno di mediare, di sanare il più possibile le stesse, e contemporaneamente anche avviarsi verso uno scenario politico che potrà essere diversificato. Senta, onorevole, la sua idea è chiara. Dal suo punto di vista occorre che questo paese venga governato, e devo dire la verità, condivido questo punto di vista proprio, diciamo, in nome dei cittadini. Però ecco, il suo pronostico, questo governo andrà fino a fine legislatura oppure no? Perché dall'altra parte abbiamo la Lega che un giorno sì e l'altro pure minaccia il ricorso anticipato. Infatti, anche perché con molta probabilità in questo momento, dal punto di vista elettorale, la Lega potrebbe essere l'unico partito vincitore realmente. Tuttavia è tutto una prospettiva di fronte alla quale non si possono fare previsioni. Noi come Futuro e Libertà abbiamo dato la fiducia alla richiesta del Presidente del Consiglio su 5 punti, perché nella loro titolazione non si può non ritenere punti che vanno assolutamente assolti e attuati. E il problema sarà poi vedere anche il contenuto degli stessi, così come verranno posti. Certo, se nel momento in cui si parla di giustizia e si intende, nel rispetto anche del contenuto del programma elettorale, l'attuazione di una riforma ordinamentale della giustizia che abbia i caratteri della continuità, e poi invece, quindi in tal senso si dà la fiducia, e poi invece ci si accorge che magari si va avanti solo con provvedimenti tampone che in alcuni casi, ecco, appunto come il lodo Alfano, possono anche evidenziarsi come leggi ad personam, lì la pazienza può avere un limite. Senta, onorevole, io personalmente un'ultima domanda per lei, che è questa: qualche tempo fa tutte le agenzie hanno registrato alcune sue dichiarazioni abbastanza forti sui criteri, per così dire, con cui vengono selezionate le candidature, soprattutto di ordine femminile, ecco. Le volevo chiedere questo, senza naturalmente ritornare su quella polemica: che tipo di possibilità esiste che si riesca, da una parte e dall'altra, non faccio in questo momento una distinzione tra partiti,
come dire, a presentare delle liste di persone per bene, completamente piene di persone per bene, isolando, come dire, indagati, personaggi di dubbia provenienza o magari di nessun curriculum, insomma. Ma guardi, questo dipenderà intanto molto dalla legge elettorale, se si riuscirà a modificarlo o meno, perché l'attuale legge elettorale, almeno per le elezioni politiche, che prevede la nomina di ciascuno di noi, non la elezione, non credo che possa poi apportare davvero delle liste totalmente qualificate. Certo. L'altro discorso dipende essenzialmente dai partiti politici. Tutti ad ogni piè sospinto parlano di etica, di necessità dell'etica, della moralità, della meritocrazia nell'ambito della politica, però poi puntualmente, e lo abbiamo anche verificato con la disattenzione che c'è stata da parte dei partiti politici nei confronti del codice di autoregolamentazione che era stato approvato dalla Commissione parlamentare antimafia. Dicevo, poi puntualmente i partiti politici puntano sulla quantità dell'esito elettorale piuttosto che sulla qualità dei candidati. Quindi questo deve essere proprio un discorso che sul quale sicuramente potrà influire una diversa legge elettorale, ma deve nascere, almeno a mio avviso, da una modifica culturale del consenso e dell'impegno che in politica bisognerebbe avere da parte di tutti coloro che si apprestano appunto ad acquisire incarichi di questo genere in questo settore. Benissimo, onorevole, la ringrazio. Grazie. Grazie a lei, buona serata. Buona serata a voi altri. Grazie all'onorevole Angela Napoli, noi ci fermiamo per la pubblicità.